Che mal di testa. Ehi, ma che? Sono ancora vivo! Affanculo alien schifoso, questo è per avermi rapito. E questo cos'è? Un messaggio in lingua Predator. Purtroppo non so che cosa c'è scritto, meglio se mi faccio aiutare da qualche iscritto. Ehi ragazzi, questo è per voi, buon divertimento. Oh cazzo, dove minchia sono finito? Muori Cesooo. Ehi amico, come stai? Anzi, lo vedo da solo, ci vediamo. A quanto pare c'è ancora qualcuno con me, direte, adesso non sei più solo, e io vi risponderò, sono in una miniera piena zeppa di alien, sono nella merda. Devo trovare un'uscita subito prima di essere violentato brutalmente, dove cazzo vado? Abbassa la voce soldato, mi hai fatto saltare Kim Fane coglione, ti sbatto davanti alla corte marziale. Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Bada come parli, sono un tuo superiore. Come ti chiami, faccia di merda? Sono Tequila, testa di cazzo. Valle, d'ora in poi tu sei il soldato... Ehi, ma che cazzo sto dicendo? Tequila, non mi riconosci? Sono io. Cosa? Luca? Ma non eri stato rapito? Un attimo solo. Dicevo, mi sono svegliato mentre un alien oscuro mi portava via, così l'ho ucciso brutalmente a colpi di pistola. Il problema è che non so dove sono e come uscire. Mi puoi aiutare? Fatina buona del cazzo! Oh guarda, ho già trovato l'uscita da solo, xdddddd. Peccato che è sigillata. E allora che aspetti ad aprirla? Qui qualcuno vuole farmi brutte cose. Ci sono quasi. Bene, prenditela pure comoda tesoro! Ma si può sapere che minchia ti è successo? A bella domanda, mentre aspetto che si apra la porta, mi diverto a far saltare la testa a questa merda morta. La 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 tra la 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 xdddddd. Oggi sono più fuori del solito, non pensavo che essere trascinato per due ore mi facesse diventare così rincoglionito. Ma sai con precisione da quanto tempo sei scomparso? No. Beh, te lo dico io. 2 settimane. Ah, che minchia hai visto? Non è per quello che ho visto, ma per quello che ho saputo. 2 settimane, ma com'è possibile? Mi sarei già dovuto svegliare da un pezzo. Ehi, ma aspetta, perché ho questo bernoccolo così grosso sulla testa? Mi sa che quello è il risultato di tutti i colpi che lo xeno ti ha tirato per tenerti addormentato. Oh cazzo, questi no, ti prego fa che non ce ne sono più. Merda merda, che schifo. Stammi lontano sottospecie di ragno alieno. Proviamo così, dai bello, vai a darti fuoco con quel candelotto di dinamite cinese, ok entriamo. Muori 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 lì, ma te stai fermo porca puttana, non ho voglia di giocare. Preso, ancora uno e muore. Ecco fatto, per fortuna ce n'era solo uno. Per quello ti servirà un generatore di corrente, prova a cercare qui intorno. Trovato, dopo cosa facciamo? Dopo vai sul tetto e posiziona la parabola verso la colonia, così avremo accesso a telecamere, luce e dati. Magari riusciamo a scoprire anche che problema al cervello hai. Ok, ci sto, il generatore è al suo posto e quella merda di ragno è scappato qui dentro. Ottimo, ora vai e prendi l'ascensore. Ok. Fatina buona del cazzo! Sappi che ti permetto di trattarmi così solo perché non sei sano di mente, d'accordo? Sì sì certo. Soldato Biancaneve, ti piace questo nome? Di certo è meglio dell'altro. Ah ecco, prima che mi dimentico, cosa mi sono perso in queste 2 settimane di sonno forzato? Abbiamo improvvisato un attacco che poi è finito male. Puoi spiegarmelo con un disegnino? Ti faccio un disegnino animato, vai con la intro. Ma che ho? Beh, dai, pensavo peggio. Ok, ho raggiunto la parabola, e adesso che faccio? Puntala sulla colonia, in questo modo avrò il controllo delle strutture circostanti. Bene, l'ombrellone gigante si muove ed è in posizione, direi di abbandonare questo posto e di raggiungere un posto sicuro dove fare delle ricerche. E che cos'è questo liquido verde fosforescente?
sembra il sangue di un Predator o di un Predalien. Vabbè, fotte sega, andiamo via da qui. Salute porco di... Beh, visto che con tutta probabilità arriverò senza problemi a destinazione, direi di tagliare. Surprise, motherfucker! Anche per il cazzo non fai paura a nessuno, voglio una faccia da guerra vera! Tutto tranquillo all'orizzonte, nessun alieno in vista. Fanculo a me e alla mia bocca. Mettete una qualsiasi musichetta per impedire agli iscritti di sentire le bestemmie che tirerò a partire da ora. Finalmente, pensavo che non sarebbe finito più questo balletto della morte. Oh che bello, un diario audio, sentiamo un po' che dice. 7 maggio 2017. Ore 18:15. Ma questo è Predalien. Io sono Predalien AVD. Sono stato catturato dai terroristi e in questo momento mi stanno portando nella prigione dove sono rinchiusi gli altri alien non ancora diventati oscuri. No, è stato catturato e non c'ero per impedirlo. Se mai qualcuno dei miei compagni trovasse questo diario audio, ha il compito di portarlo a Luca il prima possibile. Oh my god, ha chiesto solo di me, si vede che sono importante. E voglio che gli dica che mi dispiace se ho messo in pericolo lui e Tequila. Siamo amici da tanto tempo, e so che non ti incazzerai quando ti dirò. Dimmi pure amico, ti prometto che non mi incazzerò, lo prometto. Ho registrato questo diario audio sulle istruzioni per il sesso divino, quello che dovevi ancora provare. So che mi perdonerai. Ciao. Porco di... Perché mi succedono queste cose? Fanculo va, Tequila aprimi il portone che ho fretta. Non posso fare niente da qui, dovrai aprirlo da solo. Tu mi prendi per il culo, madonna Calimero! Porco di... Non ho tempo da sprecare! Pensi che io mi diverta ad aprirti ogni fottutissima porta chiusa che incontri? Fatti dare un pass per aprirle invece di aggirarle. Giusto, me ne tiro fuori uno dal culo così per magia e apro un portale magico che mi porta nel mondo degli unicorni, la fai troppo facile tu. Parli di magia e spuntano gli alien, ma stavolta sono meglio equipaggiato e pronto. Fatevi sotto alien oscuri mangia patate, temete lo sterminatore di xenomorti, morì lì, aio cazzo, come osi graffiarmi, come stracazzo fa Predalien a volere queste creature come animali da compagnia? Sono senza emozioni e con una sete di sangue e morte insaziabili. Non c'è modo di comunicare con questi esseri. Come fai a dirlo? Ci hai mai provato? No grazie, ci tengo a restare vivo il più possibile. Porco dio, mi stanno tutti addosso! Ma non ne posso più! Cazzo, ne manca uno, ma vuoi farti uccidere porca troia? Mancato di brutto, ma non questo. E adesso dov'è andato? Che male, prendi, addio. Ma che cazzo di alien sei che non morì? Era ora, diventano più resistenti questi stronzi. Bene, l'hacking ha finito, prendiamo questo ascensore e raggiungiamo la sala comandi. Nel frattempo direi di fare un conto delle munizioni o rischio di dover combattere con i pugni e calci, per mia sfiga non sono Chuck Norris. Solo 9 colpi di fucile a pompa più la pistoletta che ti danno come regalo al McDonald's. Sono fregato. Eccoci arrivati, speriamo ci sia qualcosa di utile. Oh sì, vai così, proiettili per il fucile a impulsi, indovinate un po' perché si chiama così XDDD. Smetti di fare lo scemo e raggiungi la sala controlli, dobbiamo capire che cos'hai e farti uscire il prima possibile. Finalmente siamo arrivati. Ora posizionati al computer e collegami alla rete. Allora vediamo, inserendo i sintomi, che hai ora mi compare solo una cosa.
Hai la sindrome del sergente Hartman. Ah, oh, Gesù, Gesù. C'è anche un video di una telecamera terrorista che ha ripreso qualcuno. Ah sì? Dai, vediamo allora. Ma se quel coglione non si gira, come facciamo a vedere chi è? Dammi un'altra visuale o... Ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello! Spero ci sia una cura per il tuo problema. Ma chi cazzo è questo? Ma quello è il tizio dell'ergastolo. Brutta verme, mi fai venire voglia di vomitare! La telecamera che l'ha ripreso si trova sottoterra, all'entrata della piramide Predator. Ok, capito, ma ora dimmi qualcosa sulla sindrome del sergente Hartman. Vorrei sapere come l'ho presa tanto per cominciare. Non saprei, ti stavi ascoltando Full Metal Jacket quando sei stato rapito? Il mio cervello lo regge quel film, anche se ti condiziona di brutto perché è una cosa. Oh cazzo. Sono stato rapito da un alien che mi ha tenuto addormentato per 2 settimane, colpendomi con qualcosa in testa sullo stesso identico punto. Di che stai parlando? Ma no, è impossibile che abbia usato il mio disco. Ricoperto del mio sangue. Fanculo. Ti sei preso la sindrome dopo che un alien ti ha picchiato con il film per 2 settimane. Questa non me l'aspettavo, XD. Chiudi il becco e chiamami un dottore, voglio una cura il prima possibile. Ok, come vuoi, trasferisco la chiamata sulle tue cuffie. Chi è? Sono un soldato. Io sono un panda. Tequila, mi hai chiamato il dottore o il veterinario, che cazzo? Come va, come va, come va, mi dica. Ho bisogno di aiuto, dottore. Che lavoro fa? L'esca per gli alien oscuri. Dove? All'Oquendo City e altri pianeti pieni di Xen. Che problemi ha? Ho una specie di sindrome, o tic. Che tic? Da dove cazzo vieni, faccia da culo? D'ora in poi tu sei il soldato Pollo Negro, ti piace questo nome? Ma lo sa che questa potrebbe essere una malattia strana? Dottore, faccia qualcosa. Io non so cosa fare, nel frattempo possiamo cominciare a darle qualche cosa, a vedere, capire un po' com'è la cura qua, perché non si sa bene che cosa potrebbe essere. Scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi. Arrivederci. Buongiorno. Ma, questa non è l'uscita. Ehi, ma Cristo di un Dio. Ehi, Tequila. E questo che cos'è? Ma che cazzo è questo? Che cosa è questa? A quanto pare hai trovato il nido degli alien. Ma Cristo di un Dio! Volevo uscire, non entrare di più, ma se non altro posso divertirmi un po' a bruciare le uova con il mio lanciafiamme. Mi sembra di essere a MasterChef XD. E anche quel facehugger è bruciato male, mi resta un ultimo caricatore, cerchiamo di usarlo bene. Ehi! Chi ce l'ha in fondo? Chi cazzo è? Oh no, tu sei il coglione che voleva fregarmi il comando. Ovvio, tu ci avresti portati tutti alla morte. Se è vero, i tuoi uomini dove sono? Vai a fanculo, Luca, e tu come hai fatto a sopravvivere? Ti sei nascosto nel bagno delle ragazze. Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Chiudi il becco, stronzo. Bene, grazie mille, ti dispiace se comando io per un po'? Luca, io comando, gli altri eseguono, non il contrario. Ah, chiaro, io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso! T'hanno fatto con lo scarto! E ora morirai per insubordinazione. Le tue ultime parole? Figlio di puttana. Luca e il suo petto. Ehi, ma che cazzo. E questo ha avuto quello che si meritava. Il sensore di movimento segnala dei nemici. Dove? Dio cane! E lasciami merda che striscia, ora mi diverto a darvi fuoco come polli allo spiedo. Yeee, ti piace vero, XDDDD? Dai forza, non abbiate paura, venite qui a riscaldarvi tutti. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, speriamo di aver detto qualcosa di sensato per una volta, perché suona un po' strano, lol. Ultimo caricatore di benzina, finito quello passo alla pompa del fucile, volevo dire fucile a pompa. E dai, si era capito che cazzo. Prende. E ora buon compleanno, dai, spegni la candelina ed esprimi un desiderio, XDDDDLOL. Oggi abbiamo un doppio compleanno, tanti auguri anche a te, ora spegni la candela se ci riesci. E tu che cazzo mi sbarri la strada? Tiè, prendi e buone feste anche a te. Ok, il lanciafiamme ci ha lasciati, tiriamo fuori il pompa e cerchiamo un'arma sostitutiva. Eccone una carica e pronta a fare il culo a tutti, il solito fucile a impulsi. Ah, ma sei ancora lì che bruci? Alla buon'ora. E basta con questi facehugger di merda, voglio uscire subito da qui. Muori, muori, morii. E uno. E con questo siamo a 2.
Congratulazioni Luca, hai ucciso tutto quello che c'era di vivo in quella stanza, anche un alleato. Cosa dirà Dread Alien se venisse a saperlo? Niente, devo forse ricordarti cos'è successo l'ultima volta che qualcuno ha avuto qualcosa da ridire sui suoi ordini? Meglio di no, ne ho già abbastanza di cose a cui pensare. E una di queste è come farmi uscire, sto cominciando a incazzarmi di brutto a rimanere qui, per di più da solo. Ti ricordo che non sei completamente solo. Giusto, ci sono gli alien oscuri che mi fanno compagnia al posto degli altri, c'è il diario audio di Dread Alien che mi fa incazzare ogni volta che lo riascolto e i facehugger che mi vogliono limonare per quanto sono bello. Sei proprio stupido Luca, ci sono io con te, non sei mai stato da solo. Beh sì, ci sei ma non fisicamente. Quindi tecnicamente sono da solo ad affrontare i vari pericoli. Non durerà ancora per molto questa tua sofferenza, appena sarai uscito ti verremo a prendere con la navetta e non ci separeremo mai più. Non vedo l'ora di riabbracciarti e dopo andremo a salvare Dread Alien. Quel muro lì davanti non mi convince. Volevi! Ci va di lusso se ritorniamo con braccia e gambe sulla terra. Ok, sei quasi fuori, appena entri nella sala davanti a te, gira a sinistra e poi a destra, lì davanti troverai l'uscita. Guarda, ti sei dimenticata di accennare che passerai per il punto di ritrovo degli alien oscuri, e come se non bastasse, ci sono altre uova da strapazzare. Sono sempre più convinto che ho sbagliato lavoro, dovevo andare a fare il bagnino. Ecco. Guarda, morì. Sì, dovevo fare il bagnino. Mi spiace per te, ma il posto è già stato preso. Ah sì? E chi è il fortunato? Forse vorrai dire i fortunati. Ah, ce n'è più di uno? Tre per essere precisi. Che uomini fortunati a stare insieme a quelle bagnine così gnocche. E chi ti ha detto che sono uomini? Cosa? Allora sono dei cani. Non proprio. Dei delfini, degli squali, dei dinosauri presi dark. Cosa cazzo sono? La risposta non ti piacerà. Oh no, speriamo che non sia quello che sto pensando che sia. Ti prego Tequila, dimmi che non sono loro, dimmelo. No, non te lo dico. E perché no? Perché conoscendoti andresti subito ad ucciderli. Ok, allora lo scoprirò da solo. Ho chiesto di mandarmi un selfie di gruppo con le nuove reclute. Ecco, puntuale come sempre, e ora vediamo un po' chi sono. Io mi tolgo un attimo le cuffie finché non scompare il demonio. Ok, fai pure, vediamo un po' allora. Sempre gnocche, sempre fighe, da sbavarci dietro come ogni volta che le guardo a rallenti, xdddd. Finora tutto normale, forse mi sono spaventato per niente. Quante cavalcate con quella tavola da surf, i bei momenti non si scordano mai. Beh, direi che è tutto normale, che fortuna. Per un attimo ho temuto che per salvare le persone avessero assunto del... E ma che... No! Ah! Di chi è stata questa idea assurda? È stata di Dread Alien e loro sono la nuova squadra d'élite del mare di Loquendo City. Ormai mi ritrovo gli alien dappertutto, anche in bagno a farsi la doccia, dimmi che quella è l'uscita, ti prego ti prego. Sì, ce l'hai fatta, aspetta che ti apro il portone. Give me